fare questo, intanto ringrazio l'amministrazione comunale per aver contattato me per svolgere questo lavoro. E un ringraziamento doppio perché su vicino ho avuto l'occasione di fare degli studi, come sempre io studente università, e fare invece questo, fare questa piccola ricognizione sui rapporti con i grottesi mi ha fatto scoprire un vicino inedito. Una breve premessa, ora poiché in comune nel castello il professor Pupilli ha già illustrato tutti i motivi per i quali Vicini era legato a Grotta Zolina, quindi io preferisco non tornare sull'argomento. Preferisco allora iniziare questa presentazione del testo sottolineando qual è la visione generalmente diffusa di Vicini e qual è quella che secondo il mio parere emerge leggendo alcune lettere inedite o meno conosciute. Diciamo subito che il carteggio con i grottesi, con i catalini, non la scopro io, non la scopre il professor Pupini, insomma, è qualcosa di noto già dagli anni 70, perché nel 74 venne fatta una pubblicazione degli scritti di Vicini in cui comparivano alcune missive con i catalini. Ora, nel corso degli anni, tuttavia, gli eredi soprattutto dei catalini hanno consentito gentilmente la consultazione di ulteriori documenti che sono stati pubblicati in studi però non attinenti Vicini, ma il professor Catalini. Quindi diciamo che chi studia il profilo artistico dell'uomo Vicini, forse queste lettere pubblicate in studi storici sul professor Catalini, le ha forse meno note. A fronte di questo poi c'è un vastissimo corpus di lettere scritte da Osvaldo al professor Gildo Catalini, che è in larga parte inedito e che è conservato a Roma da Rosauro Buschi, che io ringrazio insieme a tutti quelli grottesi e non che hanno potuto darmi informazioni, ricordi, lettere su questa amicizia straordinaria che c'è stata tra Osvaldo e il professor Catalini. Ora, l'amicizia nasce non a Grotta Zolina, questa è una piccola particolarità, cioè non nasce qui, nasce a Fermo. E nasce nel 22 quando si ritrovano tutti e due, reduci di guerra qualche anno insomma, professori alle superiori. Gildo è docente di italiano e latino al classico e Vicini è docente di disegno. Si incontrano praticamente inconsapevoli di quello che sarebbe venuto, di quello che sarebbe nato, sarebbe nata, leggo, un'amicizia insuperabile, queste sono parole di Vicini, con il professor Catalini. Vicini scrive ci lascia questa confessione in una lettera del 24, quindi 2 anni dopo che era iniziata questa amicizia. E Vicini era convinto che questo rapporto sarebbe morto, sarebbe finito, perché nel 24 Gildo era stato trasferito nel sud Italia, ad Avellino, e Vicini era in procinto di andare a Parigi, dove l'aspettavano la mamma e la sorella che era ballerina all'opera. E quindi Vicini, nel momento degli addii, è una lettera molto poetica che però ci dà tutta l'intensità del rapporto d'amicizia profondo che già c'era tra questi due uomini. Vicini però dà per finito questo rapporto, pensa che sia qualcosa di insuperabile, appunto, un capolavoro, lo definisce così. Nella lettera si chiede se l'amicizia possa considerarsi un capolavoro. E probabilmente, proprio perché questo studio che ho condotto riguarda l'uomo più che l'artista, seguendo le parole di Vicini, probabilmente l'unico capolavoro che è riuscito a costruire come uomo è stata questa amicizia, sono parole di Osvaldo. Come artista lo sanno tutti gli studiosi, era un uomo che continuamente riprendeva i lavori e considerava mai terminata un'opera d'arte, anzi, confessava continuamente che tutti i suoi capolavori fossero ancora da fare, cioè tutti proiettati nel futuro, a un domani, a una perfettibilità mai da raggiungere. Questo era l'artista. L'uomo però una certezza l'aveva, e la certezza era Gildo. C'è una delle liriche più famose di Vicini, recita: chi cerca suole mai trovare certezza, nel senso che una certezza a questa vita non esiste. E quindi nasciamo e conduciamo una vita alla ricerca di qualcosa che sia stabile, duraturo, certo, fidato e quant'altro.
da artista ha consapevolmente evitato di raggiungere una certezza. Se guardate i suoi paesaggi, questo è stato notato da tantissimi studiosi, glielo riporto semplicemente, non marrò minimamente la presunzione di fare questa osservazione, i suoi paesaggi sono sfatti, sono instabili, sono le casine che dipinge disperse in campagna, sono lì sul punto di franare. Oppure le geometrie che dipingeva, non, qui si parla di astrattismo chiaramente, no? Non dipingeva quadrati stabili, dipingeva triangoli opposti al vertice che quindi sono in equilibrio assolutamente precario, instabile, lì sul punto di franare. Quindi se la certezza non esiste per l'uomo, una certezza però esisteva, non esiste per l'artista, una certezza è stata sempre questa amicizia con Gildo, la considerava qualcosa di sacro addirittura, e questo nel 24. Ora, che cosa è capitato? È capitato che il caso ha voluto che questa amicizia invece sia continuata fino alla fine dei loro giorni, nel senso che hanno lasciato questo mondo nel 58, l'uno con la gloria appena conquistata del primo premio della Biennale di Venezia, l'altro forse con la delusione di non aver ottenuto l'elezione al Parlamento come membro del Partito Comunista Italiano. Al di là di questo, un elemento ulteriore di unione scindibile così profonda tra questi due uomini è forse il giorno del triste, del funerale di Osvaldo, perché l'elogio funebre fu fatto, tra gli altri immagino, anche dal professor Catalini, e il professor Catalini dal pulpito della chiesa salutò Osvaldo con un arrivederci Osvaldo che è stato tristemente, come dire, premonitore, nel senso che dopo un mese il Gildo l'aveva seguito. Hanno condotto quindi una vita quasi in parallelo, ognuno nel suo settore, umanistico, filosofico, storico, artistico, il professor Catalini, e artistico, quello di Vicini. Ora, come spiegava il professor Pupilli, il testo e tutta la manifestazione nasce dalla volontà di riconoscere l'importanza di non solo Grotta Giolina, ma tutto il paesaggio e il circondario, diciamo.